Ciao a tutti, siamo in via San Lorenzo, angolo via del Macel Maggiore, praticamente piazza San Carluccio, quartiere San Pellegrino, e ci troviamo nella sede della via degli artisti e di Tuscia il Fiore. Da oggi c'è Aurora Proietti Colonna che mi sta facendo, anzi in realtà sta facendo compagnia a lei per fare questi video. Lei sta facendo la personale e, come sempre, disegna, ecco qua, è questo. Non posso farla a me. Certo, bella lei, sta facendo tutti i fiori, piante, benissimo. Questa è la casa dell'arte, questa è una idea di Giulia La Rocca, che noi scherzosamente chiamiamo mecenate del XXI secolo, per vedere quanto è. Qui cosa facciamo? Cosa faremo? Faremo delle esposizioni di artisti, delle personali a rotazione tra tutti gli artisti che vorranno partecipare e vorranno esporre le proprie opere. In più, nella stanza accanto c'è uno spazio dedicato proprio alla via degli artisti, e lì sono raccolte tutte le opere che questi artisti hanno donato all'associazione Via degli Artisti. Ci sono opere di varie tecniche, la porta di questi ambienti è aperta a tutti. Chi vuole partecipare, esporre, può farlo. L'unica cosa che noi chiediamo è, per motivi assicurativi, di iscriversi all'associazione La Via degli Artisti. Sul sito www.tusciaelfiore.org, che stiamo affrontando, troverete i link sia per richiedere lo spazio espositivo sia per una preiscrizione che poi comunque sia verrà formalizzata qua. La tessera è ridotta al minimo, sono 7 euro, e praticamente va a coprire appunto la parte assicurativa, visto che stiamo in una proprietà privata, in uno spazio chiuso, è necessario e doveroso. Quindi per il resto è tutto gratuito, si viene qui, si espone, si richiede giustamente la presenza dell'artista, magari venerdì, sabato, domenica, perché l'artista dovrà ovviamente incrociare quelli che verranno a visitare la galleria. Per il momento è tutto, vi ringraziamo del tempo che ci avete dedicato. Qui insieme a Aurora Proietti Colonna, che è quella che ha inaugurato tutto praticamente, vi salutiamo la prossima volta. Ciao. PS, iscrivetevi al canale YouTube Broadcast Room. Su questo canale stiamo immettendo piano piano tutti i video, soprattutto i video delle interviste live che fa su Facebook Giulia Della Rocca, che in questo momento sta negli Stati Uniti, ma pure quelle vecchie, piano piano le stiamo caricando tutte, quindi diventerà proprio un canale, un contenitore fruibile sempre per tutti voi. Iscrivetevi al canale Broadcast Room, intanto trovate tutto scritto qui sotto.